Stavolta vi insegnerò a realizzare una bambolina LOL, esattamente questa. E per prima cosa dovete procurarvi una pallina del diametro di 6 cm. La pallina dovete trasformarla in questo per poi realizzare il viso in questo modo. Ci servirà per alleggerire il progetto. In quanto quando andremo a montare la testa sul corpo, se fosse tutta pasta sarebbe molto pesante. Allora, per trasformare la pallina in maniera che possa andare bene per la testa, osservate bene, c'è una linea che la divide a metà, una linea di fabbrica che la divide a metà, che è la forma dello stampo in cui viene inserito il polistirolo e poi viene data la forma della sfera. Prendete un taglierino e andate a tagliare a 1 cm dalla linea centrale. Fate attenzione che il taglio deve essere dritto o più o meno dritto. In questo modo. Il secondo taglio, cioè questo, lo faremo appoggiando la pallina sul tavolo e a circa 1 cm. Ecco, così. In questo modo. Dobbiamo avere questa forma piatta e piatta sotto. Questo ci serve appunto a rendere la testa un po' più leggera. Prendiamo due stuzzicadenti. Li bagniamo con del Vinavil e li infiliamo nella parte piccola, quella che abbiamo tagliato di sotto. Poi, sempre con del Vinavil, andiamo a spalmare la parte di testa dove verrà applicata poi la faccina, cioè tutto il davanti e il bordo, a sporcare 1 cm circa attorno al taglio che abbiamo fatto. Ecco qua. E lo lasciamo asciugare. Una volta asciugata la colla, non avremo più bisogno di metterci la colla sul polistirolo perché la pasta di porcellana fredda sulla pallina preparata già con la colla asciutta attacca perfettamente, quindi non dovete andare a rispalmare la colla. Prendiamo della pasta già pronta o fatta in casa come volete voi, io mi trovo bene con questa di Clarinart, color viso. Andiamo a pesare per il diametro di 6 cm 23 grammi. 23 grammi ci servono per realizzare praticamente il faccino. Prendiamo la pasta e la condizioniamo bene tra le mani. Formiamo una pallina senza crepe. Iniziamo a schiacciarla. La schiacciamo pian piano, lasciandola di un certo spessore. E poi premiamo un pochino di più sui bordi. Prendiamo la pallina a cui abbiamo tagliato il pezzo e preparato con la colla e la appoggiamo. Sul retro della pasta. Premiamo bene con la mano e lisciamo la pasta. E adesso andiamo a schiacciare sui bordi. In questo modo. La pasta si attaccherà senza problemi.
Ora possiamo iniziare a modellare il nostro viso. Una volta che abbiamo attaccato bene il bordo, ricordatevi che le loll sotto sono un po' piatte, ecco perché abbiamo tagliato il pezzo di sfera. Quindi andremo a ricreare questa forma sotto. E sono un po' piatte anche di profilo, quindi non sono esattamente col profilo sporgente. Quindi andremo a dare un po' di linea sugli zigomi qui con un dito o anche con un matterello. L'importante è che tiriamo fuori le guance qui e buttiamo giù questa parte, lisciando per bene la parte superiore. Allora, una volta fatto questo, ci creiamo l'incavo degli occhi. Gli occhi sono molto grandi, quindi vanno un po' in basso, verso, in questo modo, verso la guancia, in questo modo. E lo creiamo pian piano con le dita. Ricordatevi che quando asciuga la porcellana fredda tende a ritirarsi un po', quindi quello che voi andrete a fare è molto profondo. Si ridurrà, andrà ad appiattirsi un pochino. Non fate con mano molto pesante perché giustamente dobbiamo andare a creare un incavo molto profondo, ma un incavo leggero in questo modo. Se avete le unghie o avete difficoltà, andate con un ball tool a creare l'incavo dell'occhietto, dell'occhione più che occhietto, in questo modo qui. Per la boccuccia molto piccola andremo a usare uno strumento piatto, può essere anche un bisturi, e la faremo qui al centro in mezzo agli occhi in questo modo. Infiliamo e tagliamo un po'. Poi solleviamo un po' verso l'alto, così. Ecco, prendiamo il contour e andiamo a fare un forellino e un forellino ai lati della bocca. Poi prendiamo uno strumento arrotondato, può essere anche il retro di un pennello come questo, e andiamo a creare due solchi ai lati della bocca e spingiamo un po' di pasta verso l'alto. Fino ad ottenere il labbro inferiore. Il labbro superiore lo lascerete così, spingendo un po' di pasta verso l'alto. Appiattendo un po' dall'alto e spingendo un po' di pasta verso l'alto. Mettiamo una puntina di Vinavil dove verrà il nasino. In questo modo. Prendiamo un pezzetto di pasta piccolino, lo poggiamo sul labbro superiore. Con un pennellino appuntito, prima andiamo a lisciare la parte superiore e anche lateralmente per far attaccare la pasta sul vinavil. E poi andiamo a fare le narici. Le
questo modo. Ecco qui. E lasciamo asciugare per una giornata intera.